Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie incentrata sul gioco Uncharted 4. Ci eravamo lasciati qua con Hector Alcazar che ci aiuterà probabilmente a scappare. Allora, scappiamo dal penitenziario, seguiamo lui e guardiamo un po'. Oh, vai. Questi uomini sono piano. Stiamo facendo un favore al mondo. Vieni, mi servirà. Pistolina. Mi tornerà in mente. Apro tutte estas puertas. Hector, se lo fai, scoppierai una cazzo di rivolta. Esatto. Pagami. Non c'ho più proiettili. Molto bene. Alla si va di azzotti, pedati tutto. Senza morire magari, eh. Eccole le munizioni. Beh, dai, prendile. Vale, vai. Morti tutti. Il piano sta funzionando, vedi? Lo vedo. E adesso? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubrirse. Samuel, nasconditi dietro qualcosa. Cosa? Perché? Fallo e basta. Che botta di... Sì. Sì, sto bene. Oddio, scopri del coso. Dammi questo, bello che piano zeppo di proiettili. Buono, buono. Andiamo. E... Dove ti... Ah, cambi spalla. Ah, ok. Vediamo tutte le munizioncine. Non c'è nulla. No, mi sembrerebbe non esserci nulla. Samuel, al riparo. Così, immobile. Samuel, tra un minuto saremo liberi o morti. Te la senti? Lui? Quelli... è lì chissà da quanto, sparava in me. Questo lo zittira. Allora, fa anche loro. Andiamo, via. Coppia.
Porca vacca. Caso, alla scena. Perché spara lassù dove non c'è nessuno? Addio, affanculo, è bot. L'abbiamo fatta. Sì, penso proprio di sì. Agua. Tieni, Samuel, bevi. Oh, no, no, sto bene. Non sono mai stato meglio. Prendi, sei disidratato. Forza, bevi. Grazie. Allora, che vuol fare Samuel Drake? Accidenti, vediamo. Farmi un bagno. Dormire in un vero letto. Claro. Magari trovare una bella donna che mi scaldi. Cercherò mio fratello. Mi sembra un buon inizio. Sì, certo. Quindi, quanto tempo ti servirà per recuperare il tesoro di Avery? Non lo so. Tornato negli Stati Uniti riprendo le ricerche. Quanto? È difficile dirlo prima di cominciare. Hai detto di sapere dove? Sì, certo, ok. Senti, non è che Avery abbia lasciato una mappa con sopra una grossa X, ma ho degli ottimi indizi. Ok. Ascolta. Aspetta un attimo. Ehi, fermo! Tu mi gusta, Samuel. Ma soprattutto, ti ho creduto. Ecco perché tu sia qui. Posso trovarlo, ok? Mi serve solo del tempo. Dammi un cuscino. Vedi, il problema è che si stanno insinuando dei dubbi nella mia cabeza. Hector, ascoltami. Io lo troverò. Lo giuro. Quanto? 6 mesi. La gente è pigra. Tende sempre a chiedere più tempo del necessario. 3 mesi. 3 mesi è impossibile. 3 mesi. Metà del tesoro. Vuoi farcela? Dillo. 3 mesi. Metà tesoro. Bueno. Se scappi, se provi a nascondere il tesoro, o se fai qualcosa di stupido come avvisare le autorità, lo scoprirò. Quando meno te lo aspetti, ti troverò. E a quel punto non sarò così clemente da ucciderti. Vieni. Forza. Ora, la città più vicina è a 10 chilometri in quella direzione, verso l'alba. Da quanto non vedevamo un'alba all'aria aperta, eh? Vamos. Senti, una volta trovato,
Insomma, va bene, una vita tranquilla, proprio ganzo. Se usciti di prigione, sta finché. Sento tre mesi, non trovi un tesoro. Che fra l'altro non ti sa nemmeno se alla fine è o meno, perché di piste, se non sbaglio, diciamo, ce ne avevano poi punte, no? Ganzo, t'ammazzano. Insomma, ganzo, ganzo davvero. Il casale mi ha tirato fuori. Ed eccoci qui. Brutta storia. Tra l'altro Alcazar, io nel precedente episodio dissi Alcazar, ho fatto un misto fra lui e un giocatore. Quando Rafe e io sono fuggiti, lui ha speso il patrimonio di famiglia per il terreno della cattedrale di San Isma. Abbiamo cercato per settimane, ma il tesoro di Avery non c'è. Ma questo non ha fermato Rafe. L'idiota ormai scava da anni, non ha ancora trovato nulla. Beh, non mi sorprende. Che vuoi dire? Sì, lo sai. Ho fatto anch'io qualche ricerca e... scommetto che Rafe questa non ce l'ha. È incredibile cosa si può trovare oggigiorno su internet. È solo la croce di San Isma. Tu dici? La nostra era rotta e vuota, ricordi? Oh, merda. Questa è intatta. Avery ne realizzò più di una. E quindi ciò che mancava da quella di Panama... Molto probabilmente sarà dentro questa. Beh, d'accordo. Ma dove si trova? Oh, questo magnifico articolo sarà messo all'asta tra tre giorni a Villa Rossi. A Villa Rossi? Sì, la conosci? Ovvio. E come penseresti di ottenere un invito per un'esclusiva e... blindatissima asta del mercato nero. Ecco, serve necessariamente un invito per quello. Ok. E i soldi per superare tutte le offerte dei miliardari? Potrei anche ipotecare due volte la casa, ma non basterebbe neanche... Già, tu vuoi provare a rubarla, eh? No. Noi due. La ghigna. No, Sam, giuro, no, non posso, ho chiuso. Cosa? No, io non faccio più questo tipo di cose. Tra l'altro c'è un sacco di gente che è anche meglio preparata a gestire situazioni così. Tipo chi? Non saprei, tipo... chiunque, Charlie Cutter? No. Lui è il numero uno per questi lavori. Assolutamente no, non affiderò a Charlie o a chiunque altro tu abbia in quella rubrica la mia vita, ok? Qui ho bisogno di te. Andiamo, Sam, ci sarà un altro modo. Non col tempo che mi resta. E di certo non con Alcazar. Ciao tesoro, sono io. Sì, senti, non ci crederai mai. Jameson è appena entrato qui con i permessi. Sì. Lo so, ma... Beh, credo accetterò il lavoro in Malesia. E si parte. Vedi niente? Solo dei farabutti d'alto bordo con l'abito delle grandi occasioni. E ancora nessun segno di Sullivan. Beh, c'è ancora tempo. Sembra che il deposito sia nell'edificio dietro la villa. Da lì lo vedi? Si vede solo il tetto. Oh, chissà cosa tengono nascosto lì dentro. Concentriamoci sulla croce di Avery, ok? Non lo so. Non vuoi portare un regalino alla tua signora? Che caro. Non complichiamo tutto. Esatto, complicato. Sarebbe meno complicato se fossimo solo noi due. Siamo già dentro a quest'ora. Sì, correndo rischi. Ma hai pensato a un piano di riserva nel caso Sullivan ci dia buco? No, perché non lo farà. O se viene beccato. Sam, conosce chi organizza l'asta. Conversa amabilmente con gli invitati, va di sopra, apre la finestra e siamo dentro. È un piano perfetto.
Ok, ho capito. Avanti, dillo. E se ruba la croce e se la tiene? No, non lo farebbe mai. Victor Sullivan, parliamo dello stesso Victor. Sì, in passato ha fregato qualcuno, ma non lui. No, non te. Ok, so che tra voi non corre buon sangue. Vuoi dirlo forte? Io mi fido di lui, ok? È uno di famiglia. No, 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 ascolta. Ti chiedo solo di fidarti anche tu. Va bene. Verrà ad aiutarci. Prima o poi. Ok, ma ammetterai che non puoi escludere a priori la possibilità che... Eccolo. Visto? Fiducia. Non sporcare il vestito. Grazie. Ribelle. Ma dai! È rifinito un altro capitolo, quindi di conseguenza, come ormai di consuetudine, finisce anche l'episodio. Quindi niente, ragazzi, e ancora una volta io spero e credo che comunque lo siano, lo saranno solamente questi primi capitoli, solamente per capire il perché del ripensamento, no, da parte di Nathan, anche se ormai credo che sia ovvio il perché, sul fatto di tornare comunque in azione, e credo che appunto saranno solamente i primi capitoli ad essere così corti e pieni zeppi di filmati, così con poca azione, via. Quindi niente, anche questo episodio, come stavo dicendo, finisce qua, e niente, ci vediamo al sesto, nel quale appunto inizieremo questo nuovo capitolo, sperando che già adesso ci sarà un po' più di azione, un po' più di movimento, ecco. Io credo di sì e spero di sì. Resta di fatto che ho queste smanie, non so se lo si sente, però ce l'ho per il semplice fatto che torna Sullivan, ovvero Sullivan, e sinceramente, per quanto mi riguarda, è uno dei personaggi preferiti che comunque hanno dato vita, tra virgolette, ai vari Uncharted, ecco. Via, detto questo, dai, arriviamo alle conclusioni, niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio, che come ho detto prima sarà il sesto. Ciao!